Ciao e bentornati su Misteri Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare un film horror fantascientifico intitolato As the Ghost Will. Attenzione spoiler! Buona visione! All'inizio del film, tre studenti, Shan, Amaya e Ikika, vengono mostrati, mentre una voce di sottofondo si lamenta con Dio riguardo la sua vita noiosa. Nella scena seguente, vediamo Shan con i suoi amici nella classe del college dove una bambola, chiamata Daruma, ha forzato gli studenti a giocare a un gioco. Il gioco si chiama Daruma Sangha Coronda, dove la testa di una bambola orribile è sulla scrivania di fronte agli studenti. La bambola si gira dopo aver cantato, e se vede qualcuno muoversi, lo uccide e lo trasforma in biglie rosse. Ricordate, questo film è uscito prima di Squid Game. Gli studenti rimasti iniziano a preoccuparsi, perché non sanno le regole del gioco e potrebbero presto unirsi ai loro amici morti. Uno dopo l'altro, il numero degli studenti si abbassa e due ragazzi provano a scappare, ma trovano la porta bloccata. Vengono visti muoversi dalla bambola e vengono uccisi immediatamente. All'improvviso, un giocatore di videogiochi consiglia a tutti di leggere il messaggio scritto dietro la bambola. Questo dice che il gioco finirà quando premeranno il pulsante. Un ragazzo corre velocemente a premerlo, ma la bambola si gira e lo uccide. All'improvviso, Shan nota che c'è un timer dietro la bambola e realizza che non hanno molto tempo. Sentendo questo, molti altri studenti corrono per premere l'interruttore, ma ognuno di essi fallisce. Alla fine, Shan e il nerd sono gli unici studenti rimasti, mentre gli altri sono tutti diventati biglie rosse, rendendo impossibile raggiungere la bambola senza scivolare. Col tempo che sta per scadere, al gamer viene un'idea e dice a Shan di utilizzare la sua schiena per saltare i corpi morti e premere il pulsante. Shan finalmente preme il pulsante e il gioco finisce. Mentre i sopravvissuti esultano, la bambola dichiara Shan l'unico vincitore del gioco e uccide il gamer. Il film ritorna quindi al passato dove la vita era normale e noiosa per Shan. È seduto su un divano, giocando ai videogiochi e cambiando canali dopo aver finito il gioco. A scuola, sta camminando con un amico giocatore, che consiglia a Shan di chiedere di uscire a Ikika, mentre lei passa sorridendogli. Ikika è un'altra studentessa della scuola che ama anche lei giocare ai videogames. Shan risponde che non prova nessun sentimento per lei e la vede solo come un'amica. Entrambi si dirigono verso la classe, dove incontrano un ragazzo che viene picchiato da Maya, il bullo della scuola. Dentro la classe, Shan si addormenta e un forte rumore lo sveglia. In quel momento, la testa dell'insegnante esplode e la bambola Daruma compare. Gli eventi all'inizio del film continuano da qui. Nel presente, Shan prega Dio di farlo ritornare alla sua vita noiosa. La bambola paragona Shan a un topo e gli dice che presto un gatto arriverà a prenderlo. Nel frattempo, Ikika Akimoto raggiunge la classe di Shan ed è terrificata nel vederla in quelle condizioni. Shan le chiede se sappia cosa sia successo, ma lei dice che è confusa tanto quanto lui. Provano a chiamare la polizia, ma non hanno segnale. Provano quindi ad uscire dalla scuola, ma tutte le uscite sono bloccate. Il duo corre quindi verso il campo da basket dove sono sorpresi nel vedere altri studenti in costumi da topo, che sono sopravvissuti al gioco di prima. Guardano il pavimento e vedono scritto "Monta il campanello al gatto per farlo smettere". Il presidente della scuola gli ordina quindi di indossare i costumi da topo. In quel momento, il pavimento si apre e un gigantesco gatto di plastica compare da sotto. Il gatto inizia a divorare gli studenti uno per uno, e tutti vanno nel panico. Shan nota la palla che sembra un campanello con un timer su essa. Informa velocemente tutti che per poter far finire il gioco il campanello deve passare attraverso il canestro, messo sul collo del gatto. Uno degli studenti che è bravo a basket, tira la palla, ma il gatto riesce a prenderla e la rilancia indietro al mittente, uccidendolo all'istante. Shan si scopre essere un genio e nota che il gatto uccide solo le persone che indossano il costume da topo. Suggerisce quindi di levarlo, e tutti accettano. Per un attimo il gatto rimane fermo, ma quando gli studenti esultano l'animale ricomincia a ucciderli. Gli alunni iniziano a urlare e correre di nuovo, e Ikika cade nel caos. Shan immediatamente si mette il costume da topo e inizia a distrarre il felino. Realizza che indossando il costume si può sentire la sua voce, e che per tutto questo tempo stava solo chiedendo di grattargli la schiena così che potesse dormire in pace. Shan salta velocemente sulla schiena e inizia a grattarla. Dice quindi agli altri di unirsi a lui e il gatto finalmente si addormenta. Ora che sta dormendo, Shan prende la palla e procede a tirarla verso il canestro. Tuttavia, gli altri studenti lo fermano, perché credono che solo chi farà canestro sarà il vincitore. Alla fine, tutti iniziano ad urlarsi a vicenda. Mentre litigano, il gatto si sveglia e inizia ad attaccare gli studenti di nuovo. A Shan viene in mente un altro piano.
porta Ikika dentro e nasconde la palla dentro una normale per ingannare il gatto. Quando tirano il campanello e stanno per festeggiare, la palla rimbalza sull'anello, ma all'improvviso Amaya arriva all'ultimo secondo e segna il punto facendo finire il gioco. Il gatto dichiara che solo Shan, Ikika e Amaya possono vivere. Shan chiede del destino dei perdenti, ma prima che possa ricevere una risposta, Amaya uccide gli studenti rimanenti. Lui dice quindi che solo i più forti sopravviveranno, seguendo il piano di Dio. Amaya si avvicina a Shan e gli dice che entrambi sono degni, perché hanno ciò che serve per sopravvivere. Ikika, d'altra parte, non è d'accordo e dice che Shan è più gentile, forte e intelligente di Amaya. Sentendo ciò, il bullo si infuria e prova ad attaccarla, ma il gatto spruzza un gas dalla sua bocca rendendogli incoscienti. Nella scena seguente, un notiziario riporta gli incidenti che stanno avvenendo nelle scuole come un attacco terroristico. Un altro notiziario riporta dei grossi cubi volare sopra le città e menziona che la difesa e la polizia devono ancora trovare un'entrata nonostante i vari tentativi. I media rivelano inoltre che chi sopravvive all'incidente è figlio di Dio, siccome è riuscito a superare una situazione così difficile. Alcuni notiziari insieme a uno scienziato dichiarano l'incidente come un'invasione aliena della razza umana. Dopo, vediamo un senzatetto riparare una radio rotta semplicemente toccandola. Più tardi, Shan si sveglia dentro uno dei cubi. Tra gli altri superstiti trova Takumi, la sua amica d'infanzia insieme a una ragazza timida di nome Tiara, e uno studente arrogante ma intelligente Taoka. Shan è deluso nello scoprire che dovrà giocare di nuovo al gioco della morte. Cerca di scappare, ma tutte le porte sono bloccate. Taoka lo informa che l'unico modo per uscire è vincere il gioco. Dice pure che la sua intelligenza lo porterà alla vittoria. Attraverso uno schermo, vengono informati che devono trovare una chiave per scappare. In quel momento, quattro bambole di legno entrano nella stanza. Si presentano e mostrano le regole del gioco. Dicono che ogni partecipante verrà bendato e le bambole gireranno intorno a loro cantando delle canzoni. Quando smettono, i partecipanti devono indovinare chi delle quattro bambole Kokeshi hanno dietro di loro in 10 secondi. Una risposta sbagliata comporterà la loro morte. Tuttavia, se le bambole Kokeshi perdono, una di loro esploderà, rilasciando una chiave che aprirà la porta e permetterà ai giocatori di andare al prossimo livello. Taoka sicuro di sé va per primo e Tiara per seconda. Ma entrambi sbagliano risposta e vengono uccisi. Le bambole si avvicinano quindi a Takumi, ma Shan insiste per andare per primo. Con l'aiuto della sua intelligenza vince il gioco, essendo in grado di notare la differenza nelle loro voci con l'aiuto del suo telefono. Rivela quindi che ha registrato le voci quando Tiara stava giocando. Quando il gioco finisce, le bambole esplodono lasciando una chiave che Shan prende, e lascia quindi la stanza insieme a Takumi. Fuori, vedono un ragazzo inseguito da una bambola spaventosa. Il ragazzo si avvicina a loro e gli chiede di tenergli la mano per salvargli la vita. Dice che la bambola non può fare male a coloro che si tengono la mano. Decidono di aiutarlo, e la bambola se ne va dicendo che è geloso della loro amicizia così forte. Shan guarda al pendente che Takumi ha indosso, e avviene un flashback. Qui, Takumi sta per suicidarsi da un tetto, quando vede Shan rompere ceramiche e vetri nel muro per liberare la sua rabbia. Shan le offre di fare lo stesso, e i due iniziano a rompere il vasellame, sentendosi meglio. Nel presente, sta indossando lo stesso manico che Shan le offrì. All'improvviso, sentono una voce di una donna urlare dall'altro lato. Vanno verso l'urlo e trovano Ikika scappare dalla stessa bambola spaventosa. Shan salta per darle la mano immediatamente e la salva. Subito dopo, un muro si erode, scoprendo una faccia con 7 serrature. Shan e il suo gruppo raggiungono il posto dove altri due concorrenti stavano aspettando. Contano le loro chiavi, ma scoprono che ne mancano ancora 3. All'improvviso, Amaya appare con le chiavi rimanenti e uccide il suo compagno perché solo in 7 possono accedere al turno successivo. Quando tutte e 7 le serrature vengono aperte, la faccia li annuncia come vincitori e scompare nel muro creando un passaggio. Poi, una voce gli dice di seguire il passaggio indossando i costumi forniti. Qui, si scopre che i giochi sono trasmessi in tutto il paese. Dopo, il gruppo si ritrova dentro una stanza congelata. Un grosso orso polare entra e si presenta, dicendo che odia i bugiardi e le persone dal cuore impuro. Nel gioco, i partecipanti devono dire solo una cosa, la verità, e non riuscire a farlo causerà la loro morte. Il gioco inizia chiedendo il loro cibo preferito. Dopo la risposta, l'orso sospetta che qualcuno stia mentendo e dà 2 minuti ai partecipanti per scoprire chi sia. All'inizio tutti difendono le proprie risposte, ma alla fine tutti indicano il ragazzo che ha risposto prezzemolo. L'orso istantaneamente lo calpesta uccidendolo. Come seconda domanda, l'animale chiede se gli piaccia Shan.
Tutti quelli che lo conoscono, inclusa Takumi, rispondono di sì e gli altri che non lo conoscono rispondono no. L'orso crede ancora che qualcuno stia mentendo e suggerisce di nuovo ai partecipanti di indicare il bugiardo. Tutti indicano Takumi, siccome lei e Shan non si sono sentiti per molto tempo. Nonostante tutti i tentativi di Shan per salvarla, viene uccisa. Devastato per la perdita della sua amica, Shan urla che il bugiardo e il traditore non è altro che l'orso stesso. Si scopre che è vero, e l'orso perde il suo colore bianco rivelando quello nero. Siccome tutti i bugiardi sono stati catturati, il gioco finisce e i partecipanti vengono portati all'ultimo round. Gli ultimi 5 partecipanti vengono portati in un tempio. Dopo che la porta si è aperta, 3 bambole di legno gli danno il benvenuto e si congratulano con loro per essere arrivati così distanti. Le bambole si presentano come la salute, l'intelligenza e l'immaginazione. Rivelano che il nome dell'ultimo gioco è Calcia alla lattina per farlo finire. Uno dei giocatori sarà il demone e gli altri saranno le vittime. Fino a quando il demone posa la lattina sul posto designato, le vittime avranno tempo per nascondersi. Il demone avrà quindi l'obiettivo di trovare le vittime. Dovrà dire il loro nome, dopo aver visto la loro faccia, potendo quindi imprigionarli in una cella. Così, se li cattura tutti e calcia la lattina, sarà il vincitore. Tuttavia, se una vittima calcerà la lattina, le altre verranno considerate vincitrici e il demone perderà, ma colui che ha calciato morirà esplodendo. I 5 quindi pescano a turno un bastoncino, quello che pesca il legnetto rosso sarà il demone. Amaya è il demone e velocemente posiziona la lattina sul terreno e inizia a cercare gli altri. 2 degli studenti vengono subito catturati. Ikika si sacrifica per distrarre Amaya e Shan riesce a scappare. Dopo averla imprigionata, Amaya urla che non ha bisogno di trovare Shan per vincere il gioco, e nonostante il consiglio di rimanere nascosto Shan esce allo scoperto indossando un'armatura che gli nasconde la faccia. Shan dice quindi a Amaya che è impossibile per lui essere catturato visto che la sua faccia è coperta. Amaya trova tutto questo ridicolo e toglie velocemente l'elmo di Shan. Quando Amaya si avvicina per calciare la lattina e vincere il gioco, realizza che Shan l'ha legato con una catena di ferro a lui. Shan salta quindi verso l'acqua e inizia a portare con sé Amaya. Mentre lui lotta per tirare fuori Shan dall'acqua, vede che lui si è tolto l'armatura e si sta avvicinando lentamente verso la lattina. All'improvviso, Amaya riesce a liberarsi e corre verso la lattina, ma Shan riesce a calciarla per primo. Si preparano all'esplosione, ma non accade nulla. Il gioco è finalmente finito, e la bambola dichiara vincitore tutti tranne che Amaya. Rivelano inoltre che l'esplosione era solo una bugia per rendere il gioco più interessante. Amaya, arrabbiato, afferra una bambola dicendo che non può morire essendo stato scelto da Dio. La bambola inizia a ridere e dice che nessuno deve morire. I vincitori vengono festeggiati con dei fuochi d'artificio, e le bambole portano pure dei gelati per celebrare il loro successo. Mentre mangia il gelato, Shan finalmente chiede a Ikika un appuntamento al cinema e le dice pure i suoi sentimenti. Ikika felicemente accetta, ma quando il loro gelato si scioglie, vedono qualcosa scritto sul bastoncino. Le bambole rivelano che nonostante l'essere arrivati così in fondo, hanno bisogno della fortuna per vivere. Amaya e Shan notano le parole "tu vivi" nel loro bacchetto, mentre gli altri 3, inclusa Ikika, trovano la parola "tu muori". Le bambole uccidono quindi i perdenti mentre Shan guarda terrificato Ikika scomparire. Shan e Amaya finalmente escono dal cubo dove vengono acclamati da una grossa folla. Vengono chiamati figli di Dio. Amaya gioisce, ma Shan si piega disperato, dichiarando che non esiste Dio dopo tutte queste perdite. Una delle bambole lo corregge, dicendo che Dio esiste. Il film finisce mentre lo stesso senza tetto di prima si scopre essere Dio. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.